Qui siamo. Un luogo fantastico, credo veramente che sia, insomma, per noi un onore essere stati invitati qui e credo che questo Bologna, la Cineteca, siano veramente proprio la testimonianza di come si possa essere veramente vivi culturalmente in un paese in cui, diciamo, ci sono macerie. Mi riferisco chiaramente all'aspetto artistico, culturale, intrattenitivo e non solo, ahimè, non solo. Quindi, diciamo, Bologna per me rappresenta una città, un luogo, proprio un luogo ricco, pieno di energie, di pulsioni. Probabilmente, ecco, negli anni passati lo era ancora di più, però still, come dicono gli americani, ancora io sento questo humus vitale, artistico, creativo, e per cui, diciamo, Bologna sarebbe secondo me un punto da cui ripartire, e il fatto che la Cineteca ci abbia ospitati, insomma, mi fa, per me ha un valore importante. Allora, L'Uomo Doppio è un diario intimo di un anno, è un film che si compone attraverso diversi media che sono telecamere, materiali non professionali, eccetera, visioni su internet, Skype, fotografie, suoni MP3, è una sorta di collage che in realtà è la trascrittura di un vero e proprio diario, quindi un lavoro comunque che rispecchia molto la verità di questo processo, che è un processo di conoscenza di sé. E L'Uomo Doppio è proprio questo diario, un diario intimo. E chiamo qui Cosimo Terlizzi e Riccardo Scamargio per presentare il film. Sono presi da... E mi piaceva sapere da Riccardo appunto come vi siete incontrati e cosa ti è piaciuto di Cosimo, tale da decidere appunto di produrre questo film. Sì, buonasera. Tanto grazie per essere venuti, siete tantissimi. Ma cosa posso dire? Cosimo l'ho conosciuto molti anni fa in un piccolo festival di cortometraggi, documentari in Puglia, in cui lui aveva presentato un lavoro che si chiama Murgia. E niente, io ero lì una decina di anni fa a fare il giurato per la prima volta, peraltro, nella mia vita, e quindi ho visto questo lavoro di Cosimo, che era Murgia, e mi aveva molto colpito. Io sono di Andria, in questo posto, appunto, questa piccola cittadina dove c'è questo luogo che è una specie di collina stepposa che si chiama La Murgia, appunto, e quindi ho visto il suo lavoro e sono rimasto molto colpito. Poi ci siamo persi di vista e a un certo punto, un paio d'anni fa a Roma, ero a casa, mi è arrivata una mail che mi diceva che c'era un lavoro di Cosimo, che è il lavoro precedente a questo film documentario che state per vedere, che si chiamava Folder, e sono andato a vedere questo suo lavoro e sono rimasto, insomma, ho visto, come dire, l'evoluzione di quella cosa che ho visto 10 anni prima, e mi ha molto colpito, e quindi ci siamo rincontrati. Ho detto, che stai facendo così? E sono qui in questa veste insolita di produttore, ma così, tanto per veramente sostenere e proprio dare un accendere in qualche modo un riflettore al lavoro di Cosimo, che secondo me è impressionante, molto, molto interessante, proprio contemporaneo. Questo film L'Uomo Doppio, di cui adesso vi parlerà il regista, quindi, che dire, veramente guardatelo, siete qui per questo, non voglio aggiungere altro. Io credo che sia un film audace, che cerca
di raccontare, di porre così, di analizzare degli aspetti che ci riguardano in maniera profonda, proprio secondo me riguardano proprio tutti noi, l'essere umano. Beh, una visione.